Sì, Rosana, allora sono con Giorgio Stori, come potete vedere. Mi sentite? Ti sentiamo. Eccoci, Rosanna. Allora, ti dicevo, sono con Giorgio Sorial. Ovviamente la piazza è in subbuglio, è accaduto quello che ci si aspettava, e cioè che l'Aula ha votato per rinviare il testo in commissione, ma insomma era una cosa che si sapeva, ci si aspettava un po' tutti. No, si sperava che non lo facessero, si sperava che non affossassero così la legge per il dimezzamento degli stipendi parlamentari, anche perché oggi quello che succede è molto semplice e chiaro di fronte a tutti. Il PD e Renzi dice no a una legge che era chiara, semplice, che è quella del dimezzamento degli stipendi parlamentari, da 6.000 euro netti gli stipendi dei parlamentari a 3.000 euro e i rimborsi, 8.000 euro circa al mese di rimborsi, rendicontati in modo che i cittadini potessero verificare come i parlamentari spendono questi rimborsi e capire se effettivamente li utilizzano per i loro interessi o se invece li utilizzano per fare politica come dovrebbe essere. Oggi Renzi decide di dire no, e io penso che questo no oggi di Renzi sia un'ulteriore motivazione per tutti i cittadini indecisi per dire no alle riforme di Renzi il 4 dicembre, per il semplice motivo che non è giusto, non è corretto che nel momento in cui il Presidente del Consiglio, sono dei mesi che chiede ai cittadini italiani di votare sì a un referendum pur dicendo che la riforma costituzionale è pasticciata, è scritta male, che se no non ci sarebbe niente. Oggi, che è l'unico sì che avrebbe dovuto dare indietro ai cittadini, non lo dà e invece dice di no a una riforma che avrebbe potuto far risparmiare 87 milioni di euro ogni anno, facendo un gesto semplice, perché con 3.000 euro nette al mese di indennità e 8.000 euro di rimborsi, un parlamentare vive comunque dignitosamente, fa politica in maniera dignitosa, e tutte le motivazioni che hanno addotto in queste ore per cui bisogna legarla alle presenze in aula, bisogna legare l'indennità ad altri parametri creativi e fantasiosi oggi, in realtà avrebbero potuto farlo in questi ultimi 2 anni, la legge è stata depositata 2 anni fa, stamattina invece si svegliano, perché oggi è il giorno in cui si sarebbe dovuta votare, con tutte queste motivazioni fantasiose e creative. È assurdo in un paese dove 11 milioni di cittadini non hanno i soldi per curarsi, dove 107 mila cittadini italiani nel 2015 espatriano per andare a cercare lavoro, i parlamentari si autotutelano e non votano il dimezzamento dei loro stipendi. Ecco, Rosanna, dobbiamo dire che un attimo dopo, diciamo, la votazione, tutti i deputati del Movimento 5 Stelle sono venuti tutti in piazza, ovviamente con striscioni, tagliatevi lo stipendio, questa è la vera riforma, questo è lo striscione, insomma, che hanno mostrato alle telecamere. Ha parlato Di Battista, ha parlato la Lombardi, ha parlato Carla Ruocco, insomma stanno intervenendo veramente un po' tutti, una piazza, dobbiamo dire, piena, non gremita, ma comunque piena di tanti attivisti. Adesso diciamo che siamo qui ad aspettare Beppe Grillo che potrebbe anche lui fare un'apparizione, diciamo, qui in piazza. Questo non lo so, noi oggi abbiamo invitato tutti i cittadini italiani che volessero fare pressione per la votazione di questa legge qua in piazza, e hanno risposto veramente in tanti. Siamo contenti perché c'è bisogno di fare questa forma di lobby popolare dal basso, mentre il Partito Democratico continua a essere attanagliato e correlato alle grandi lobby finanziarie, c'è bisogno che l'unica lobby onesta, che è quella dei cittadini italiani onesti, faccia pressione nei confronti dei partiti perché si taglino veramente lo stipendio, perché incomincino a fare il bene dei cittadini italiani, perché non è possibile che ormai la parola riforma voglia dire veramente, abbia un'accezione negativa. Io penso alla riforma delle pensioni, la legge Fornero, e hanno fatto cassa con le pensioni dei cittadini. La riforma della sanità e gli ospedali pubblici in Italia sono un disastro. Hanno fatto la riforma della scuola con la buona scuola, e nelle scuole italiane che cadono a pezzi non c'è nemmeno la carta igienica per i nostri figli. Oggi vogliono fare una riforma costituzionale che serve solo per dare ulteriori poteri al Presidente del Consiglio, e perché con una riforma costituzionale del genere chissà a che livello arriverebbero, chissà cosa farebbero nel nostro paese. Però vi accusano di strumentalizzare un tema caldo, un tema insomma importante, sensibile, per fini elettorali. La nostra proposta di legge è stata depositata 2 anni fa, ha iniziato l'iter 2 anni fa. È un diritto delle opposizioni in Parlamento di presentare e discutere le leggi. Oggi è arrivata la nostra proposta di legge, tra l'altro finalmente dopo 2 anni, non siamo noi a decidere i calendari dell'Aula, ma come si sa è la Presidente della Camera. Quindi noi facciamo il nostro dovere e continuiamo a portare avanti tutte le nostre proposte di legge, che sono proposte proprio per abolire i privilegi. Io penso che se fosse stata una proposta di legge col titolo "Aumentiamo gli stipendi ai parlamentari", qua dentro ci avrebbero impiegato mezz'ora per votarla. Evidentemente
solitamente quando sono leggi vanno a tagliare i loro privilegi, affossano e adducono scuse delle più varie, delle più variegate, quando invece c'è da fare il bene dei cittadini siamo in questa situazione. Grazie, io ringrazio veramente Giorgio Soria, lei dire...